Bentornati a Confini, la nostra trasmissione di Radio Ascolto Live. È un po' che non ci facciamo sentire, ci scusiamo per il silenzio, motivi tecnici e di disponibilità ci hanno impedito di darvi la regolarità che meritereste nell'ascoltare queste trasmissioni dove si parla sempre di cose, saperi, situazioni, opinioni al confine. Sono giorni tribolati questi, non solo da un punto di vista virale, sociale, economico, ma tribolati anche per quanto riguarda, diciamo così, il contesto personale che radiofonico. Non sappiamo che fine farà Confini da qui a poco, stiamo meditando un reset, visto che questo termine va tanto di moda, del nostro palinsesto. Stiamo a vedere che succede, intanto lavoriamo per capire cosa si può fare. Di sicuro non rimarrete senza le nostre opinioni assolutamente non allineate. Come non allineato è il parere, il sapere dell'ospite che oggi è venuto, tornato qua a farci gradita visita dopo quella bellissima puntata fatta con il mitico Tom Bosco, che oggi ahimè non è con noi, che ha introdotto per gli ascoltatori di Radio Ascolto Live un personaggio, una persona estremamente interessante, di grande consapevolezza e di grande sapere, con, diciamo così, un parere molto molto interessante sulla situazione che stiamo vivendo. È tornato con noi ed è un gran piacere di averlo qua per una bellissima chiacchierata, secondo me anche foriera di interessanti informazioni, anche rivelatrici su quello che potrebbe succedere a breve. Nicola Bizzi, Nicola, ben tornato a Confini. Ci stai trovando in una situazione di tempestosi cambiamenti, ma la tua presenza qua oggi è più che gradita, è splendida, anche insomma la possibilità che ci darai di capire gli scenari in divenire. Nicola, ben tornato a Confini. Grazie a te, un saluto a tutti gli ascoltatori. Grazie. Per quanto siamo una piccola enclave, diciamo così, sarda, con diciamo così un piccolo numero di ascoltatori, stiamo cercando di difenderci. Come ti dissi quella volta al telefono, siamo in trincea e continuiamo ad esserci. Caro Nicola, intanto grazie di aver accettato un'altra volta, di essere tornato in questo piccolo salottino modesto della conoscenza alternativa in ambito locale. Ora, io ho avuto l'interesse, grande interesse, nell'ascoltare il tuo intervento l'altro giorno a una famosa trasmissione in streaming che hai realizzato e che stai realizzando in collaborazione con il nostro mitico Tom, che è appunto l'Orizzonte degli Eventi. Invito tutti quanti, se volete, ad andare a controllare, a cercare e ascoltare questa bella trasmissione che settimanalmente, grazie agli sforzi di Tom, di Nicola Bizzi e anche di Matt Martini, porta avanti tematiche alternative in maniera molto interessante ed approfondita sul canale di Border Knights, il creatore del quale abbiamo avuto piacere di ospitare qua, appunto, Fabio Frabetti, che salutiamo. Ma torniamo a noi, caro Nicola. Ora, stanno succedendo delle cose. Stiamo assistendo, al netto della bovina rassegnazione con cui molta parte della popolazione si sta in qualche modo piegando, questa specie di orribile farsa pseudo dittatoriale, pseudo sanitaria, questa specie di Truman Show che sta andando avanti, e noi stiamo assistendo appunto alla conformazione delle persone, della comunità, a questo genere di cose. Però stanno succedendo delle cose al netto di quello di cui abbiamo parlato poco fa. Ci sono dei movimenti, forse le cose non sono così cristalline, così monolitiche come pensavamo. Nicola, allora, dacci intanto un quadro, diciamo, generale della situazione attuale. Secondo te che sta succedendo intanto adesso? Quali sono gli scenari? Io lo sto dicendo da oltre un anno e siamo nel bel mezzo di una guerra mondiale, anche se combattuta in maniera asimmetrica, perché lo sappiamo, non esistono soltanto i missili, non esistono soltanto i cannoni, e ormai la guerra si è spostata su tanti fronti, innanzitutto sul fronte economico e in secondo luogo sul fronte dell'informazione. Perché i gestori della Matrix, come io amo chiamarli, insomma, certe elite che purtroppo parliamoci chiaro, da millenni controllano la società, controllano i governi, dettano legge a loro piacimento, loro si sono sempre basati e sempre lo faranno, almeno finché non verranno sconfitti, sulla manipolazione dell'informazione. Certamente. Quello che a cui stiamo assistendo è proprio la prova e la dimostrazione di come la manipolazione dell'informazione può manipolare le coscienze e fino a che punto può farlo. Certamente.
Questo è verissimo. Ora, il problema è questo. Abbiamo sicuramente, come hai detto tu giustamente, una situazione in cui le coscienze delle persone sono costantemente condizionate dalla comunicazione che sta arrivando a livello mediatico. Questo, quello che però sta succedendo a molti livelli è che comunque sia, pur essendoci, è vero, come dici tu, un'intensa opera, diciamo così, di condizionamento quasi determinata da quella che, come hai detto tu, una forma di guerra asimmetrica, quasi una psyop perpetrata nei confronti di molti popoli, è anche vero, e penso tu potrai darmi informazioni, diciamo, una lettura molto più approfondita, che quello che sta succedendo a certi livelli non è granitico. I poteri che comunque si adoperano per operare questo genere di cambiamenti non sono d'accordo tra di loro, non c'è un blocco monolitico, iniziano ad esserci delle crepe, delle divisioni, delle differenze, e questo forse ci può dare qualche spazio di manovra. Quindi, secondo te, da un punto di vista più, diciamo così, elevato, geopolitico, geografico, economico, cosa potrebbe succedere? Cosa sta succedendo? Ci sono degli scenari in evoluzione? Certamente, c'è uno scenario in continua evoluzione. Certi poteri non sono mai andati d'accordo fra di loro, non è che adesso vengono fuori le crepe, le spaccature. Adesso certe crepe e certe spaccature appaiono decisamente insanabili, mentre fino adesso hanno mediato per portare avanti un'operazione che non tutti hanno voluto e che non tutti hanno sostenuto, perché si deve considerare questo, quella che io chiamo ormai operazione Corona, perché nessun termine potrebbe definirla meglio, era programmata in realtà per il 2022. Hanno dovuto anticiparla perché nel mese di settembre del 2019 c'è stato un grosso sconquasso a livello finanziario. Sostanzialmente è andato in crisi il sistema dei repo, le compensazioni fra le banche centrali. E rischiavano le banche centrali di saltare tutte con effetto domino, ma questo per colpa loro, perché per colpa delle loro speculazioni, per colpa dei loro inganni protratti nel tempo. Sta di fatto che è stato necessario, da parte di certi poteri, e qui mi riferisco al forum di Davos, tanto per cambiare. Loro sono stati il deus ex machina di questo colpo di Stato globale, è stato necessario bloccare l'economia con una serie di lockdown, e chiaramente per poter attuare questa cosa hanno dovuto anticipare un'operazione pandemica che avevano previsto altri poteri più o meno nel 2022. Quindi hanno lanciato questo, chiamiamolo virus, che poi in realtà non è stato mai isolato, e qui ne potremmo parlare, ma io non sono un medico, quindi non voglio concentrarmi su questi aspetti, che lascio volentieri a chi ha più competenza di me a riguardo. Chiaro, ma sta di fatto che non è stato mai isolato, e hanno creato una grande psyop facendola partire dalla Cina. Dalla Cina perché? In realtà volevano farla partire dal Brasile, poi si sono resi conto che intanto che Bolsonaro non aveva posto il veto, ma non solo, perché dal Brasile difficilmente potevano raggiungere certi obiettivi. Serviva un modello di lockdown totale che il Brasile non era in grado di realizzare, anche per l'indole dei propri brasiliani, della cultura che ha. Soltanto un paese totalitario come la Cina poteva, alla luce di questa, dello scatenamento di questo pseudovirus, creare attraverso una psyop collettiva. Non so se vi ricordate quelle scene di persone che cadevano a terra fulminate per la strada in preda alle convulsioni, oppure in grandi palazzetti dello sport, in palestre, migliaia di letti con questi malati che avevano le convulsioni in maniera contemporanea, come se ballassero una sorta di danza, di balletto. No? Una coreografia. Cose che poi chiaramente non abbiamo mai visto in Occidente, tutt'al più ci sono stati problemi di natura polmonare, certo, polmoniti atipiche, ma questo è stato un qualcosa per indurre terrore e per giustificare un lockdown totale che, badate bene, poi la Cina non ha applicato. No. La Cina ha applicato alla regione di Wuhan e limitatamente ad alcune altre città,
Io ho tante conoscenze in Cina che chiaramente non hanno mai chiuso niente e i ristoranti non sono mai stati chiusi neanche a Pechino, tanto per dare un'idea. Fatto sta che la Cina è servita come modello per applicare un qualcosa che non era mai stato applicato prima per questioni sanitarie. E tutti dicono no, invece ai tempi della spagnola l'avevano applicato. No, non è vero. A parte erano diverse, era diverso il contesto storico. La spagnola mieteva veramente vittime, ci sono stati 50 milioni di morti nel mondo. E la situazione era comunque ben diversa perché sono sempre state isolate le persone sane e le persone malate nel corso delle epidemie. Non è stato mai neanche solo ipotizzato un confinamento domiciliare delle persone sane a scopo preventivo. Questa è una follia totale. Infatti la logica del lockdown è stata smontata dai più illustri pareri medici del mondo e l'Organizzazione Mondiale della Sanità purtroppo è stato uno dei bracci esecutivi di questa operazione perché ha dovuto reggere la sceneggiata. Le spaccature sono aumentate a dismisura fra certi poteri perché il forum di Davos voleva cogliere l'opportunità per portare avanti una folle, criminale, delirante quarta rivoluzione industriale transumanista. Loro praticamente sono arrivati alla conclusione che, come dice Marco Della Luna nei suoi libri, lui ha anticipato veramente questi fenomeni, è arrivato alla conclusione che per certe elite ormai i popoli sono divenuti superflui, mentre prima il popolo serviva per mandarlo in guerra, serviva come manodopera, serviva per produrre. A livello finanziario a cui siamo attualmente, i popoli ormai sono diventati un surplus e ci sono delle elite che vorrebbero veramente depopolare il mondo, non certo per questioni ambientali, perché non gliene può fregare di meno di questioni ambientali, ma la scusa è la green economy, la scusa è Greta Thunberg, la scusa è che siamo troppi e quindi inquiniamo e quindi dobbiamo sfoltire la popolazione globale. E certi poteri quindi hanno unito le loro forze per mandare avanti questa operazione. L'Italia purtroppo ha rivestito un ruolo pilota, perché in Italia certi poteri sono molto forti, ci sono delle famiglie in particolare che hanno molto più potere di qualsiasi governo in carica e i governi, si sa, sono i governanti sono marionette. I parlamentari si sono piegati a questa operazione perché un buon 90% di chi sta in Parlamento, oltre a un autostipendio, prende enormi cifre che negli Stati Uniti sono legali perché esiste il lobbismo legalizzato. Se un parlamentare prende 100 milioni di euro da Big Pharma per la propria campagna elettorale, lo mette a bilancio e tutti sanno che lui è un uomo di Big Pharma. In Italia il lobbismo è vietato e quindi certe tangenti, certe mazzette diventano consulenze. La consulenza, guarda caso, è legale. Quindi ci sono parlamentari che si intascano 20, 30, 40, 50 mila euro al mese da case farmaceutiche, multinazionali finanziarie. E cosa speriamo? Che questi facciano opposizione? Chiaramente si sono adeguati perché sono tutti ricattati e ricattabili. Chiaro, chiaro. Ma le spaccature di cui dicevamo sono iniziate con il dissenso della Russia. Sì. Putin ha agito d'astuzia. In che maniera si è schierato Putin rispetto a questa situazione? Come ha giocato? Lui è un grande, diciamo così, un grande giocatore, un lottatore di judo, quindi conosce, diciamo così, come utilizzare la forza dell'avversario contro di lui. E in effetti ero curioso e tuttora sono curioso di capire che tipo di strategia la Russia, che ovviamente è un grande partner internazionale di molti paesi, ma altrettanto gelosamente mantiene la sua indipendenza, come sta agendo per cercare, diciamo così, di far perdere l'equilibrio a questo avversario, ecco. Come lo sta agendo? Fatto. Ah, ok, come? Un abile giocatore di scacchi ha sì. applicato un lockdown in Russia molto breve. E di fatto poi ha già da mesi riaperto tutto. Sì. Le ultime formali misure restrittive sono state tolte già a fine febbraio.
Ma cosa riguardavano? La chiusura dei ristoranti alle 11 la sera, parliamoci chiaro, cioè in realtà non cambiava niente. Non c'era un obbligo di mascherina all'aperto, mascherine indicate al chiuso, ma soltanto durante il lockdown massiccio dell'anno scorso erano obbligatorie al chiuso. E adesso in Russia semplicemente non c'è più nessun obbligo, non c'è più nessuna indicazione di portarle, e chiaramente le persone non le portano. Chiaro. E Russia è una vita ormai tornata pienamente alla normalità. E si sono inventati un vaccino, lo Sputnik. Un vaccino che è stato ostracizzato immediatamente da certe elite che avevano già pronto i Pfizer, avevano già pronto il Moderna, l'AstraZeneca ed altri. E che purtroppo avevano un secondo fine. Certo. Lo Sputnik, e questo me lo ha detto un biologo molecolare, non lo dico io sono uno storico. Okay. Lo Sputnik di fatto sarebbe un anti-influenzale rafforzato con richiami della tubercolosi. Ah, interessante questa. Niente più che un anti-influenzale con dei potenziamenti. Ho capito. Quindi un vaccino tradizionale fondamentalmente. Okay. Un vaccino a virus attenuato, parliamoci chiaro, quindi non è un vaccino che va a modificare l'RNA, che va a riscrivere le cellule dell'individuo con finalità tutt'altro che sanitarie. E cosa è successo? È successo che 2/3 del mondo hanno seguito la Russia. Quando l'Argentina, che ha diffuso il Pfizer su vasta scala, quasi tutta l'America Latina, anche il Messico, hanno adottato lo Sputnik, quasi tutta l'Asia, quasi tutta l'Africa e diversi paesi europei, fra cui l'Ungheria e, guarda caso, anche la Repubblica di San Marino. È vero, è vero. Ha avuto con la Russia un filo particolare, già dai tempi dell'Unione Sovietica. Ah, ok. Questa è interessante come notizia, non la sapevo. Quindi, in pratica, lo Sputnik V ha avuto una larga diffusione e, ora, io non ho informazioni precise, forse tu le hai, non mi risulta che ci siano stati grossi problemi di reazione avversa. Sì, magari qualche reazione avversa può esserci stata, ma a quanto capisco, se fosse stato, diciamo così, un tipo di reazione avversa clamorosa come quella, per esempio, riscontrata nell'uso del vaccino AstraZeneca, i media sarebbero subito corsi a fare proclami incredibili contro il vaccino velenoso russo. Invece non mi risulta che sia successo niente del genere. A te risulta? No, non hanno trovato reazioni avverse tali da poter attaccare, e cercavano solo quelle. Eh sì. Sono andati avanti mesi a cercarle, non hanno avuto nessun appiglio. No, esatto, neanche uno. Ora, la cosa... La cosa interessante è che adesso la Russia si è, diciamo così, posta al riparo da questo tipo di situazione con una strategia estremamente sopraffine. Per ora come si prepara? Perché io credo che la Russia si prepari, o ipotizzo che si prepari a agire, perché un blocco di potere simile, diciamo, con una strategia del genere non può essere che aggressivo nei confronti di un paese dissenziente come la Russia. Cosa ne pensi? Beh, la Russia ha le spalle coperte. Sì. Sì, non è una nazione che può permettersi di giocare con la geopolitica, perché qualunque mossa la Russia faccia sa di poterla fare. La Russia è stata fin troppo buona per il momento, perché ha resistito pacificamente e stoicamente a anni e anni di provocazioni della NATO. Certamente. È stata circondata la NATO in Ucraina, la NATO nei paesi dell'est che erano un tempo il suo cortile di casa. Certo. È stata completamente accerchiata e, nonostante questo, ha mantenuto una linea diplomatica, ha saputo evitare la scintilla, perché ci hanno provato in mille modi a scatenare una guerra con la Russia, soprattutto l'amministrazione Obama. Sì. Tutto è cambiato con l'amministrazione Trump in America, perché Trump non ha avuto la forza di contrastare questa operazione, in buona parte ci si è adeguato. Però ha iniziato un'effettiva bonifica del sistema, e adesso c'è una situazione molto particolare negli Stati Uniti, direi di poco sì. Chiara, tutt'altro che chiara. Ah, benissimo. Io non ho l'avviato di tutto,
ho delle informazioni, ma tutto porterebbe a pensare che Biden non sia effettivamente in carica. La Casa Bianca è vuota, tutta la zona di Washington DC, tutti i palazzi del potere, lo stesso Congresso sono recintati e circondati dall'esercito da gennaio. C'è un qualcosa che non ci dicono e pare che il potere effettivo sia in mano ai militari. Io non so quanto porteranno avanti questa sceneggiata, è finalizzata a trattare. Stanno lavorando dietro le quinte per mettere a posto delle situazioni e prima di poter rendere noto forse al pubblico come stanno effettivamente le cose. Ho capito, quindi forse secondo te c'è una transizione di potere negli Stati Uniti in corso? Non c'è un'evidente transizione di potere, però capito. Dove porterà non ne ho la minima idea. È molto difficile avere informazioni esatte. Ho capito, quindi c'è una strana situazione. Però ora volevo approfondire un altro argomento con te che hai già approfondito in precedenza, però magari questo si lega benissimo a quello che abbiamo detto poco fa. E la Cina? Che sta combinando la Cina? La Cina ha fatto un gioco di sponda. Inizialmente ha appoggiato questa operazione per proprio tornaconto economico. Infatti la Cina è stato l'unico paese del mondo che nel 2020 ha avuto il PIL inattivo, ma adesso comincia a risentirne pesantemente. La Cina purtroppo è ufficialmente governata dal Partito Comunista Cinese, in realtà è governata da potentissime organizzazioni che sono le triadi. Le triadi, sì. Le triadi stanno dietro il partito, stanno dietro tutti gli ingranaggi dello Stato e sono organizzazioni di potere che guardano al loro tornaconto, guardano ai loro interessi geostrategici. La Cina non sta più appoggiando questa operazione, infatti ha tirato fuori un vaccino molto simile allo Sputnik, un vaccino, il vaccino cinese lo chiamano, che poi esiste in varie tipologie, e ha riaperto tutto. A Wuhan se ne vanno tranquillamente in discoteca, cioè... La Cina è d'altronde un paese che controlla già da tempo i propri cittadini con l'intelligenza artificiale, tutto dannatamente computerizzato, in una maniera vergognosa, almeno dal mio punto di vista, perché io ho molta paura di certe tecnologie. Anch'io. Se usate in maniera poco saggia sono tecnologie che possono diventare distruttive al massimo. Ma stavi dicendo, prego. La Cina però adesso si sta visibilmente staccando da questa operazione e lo sta facendo attraverso l'Organizzazione Mondiale della Sanità che di fatto controlla. L'Organizzazione Mondiale della Sanità che ha elogiato prima i lockdown, che adesso ha demolito la PCR, bene. Ha demolito la questione dei tamponi e c'è stata una sentenza del Tribunale di Vienna una decina di giorni fa che ha messo fuori legge i tamponi in Austria, mandando in crisi il governo austriaco che è stato costretto a non poterne più fare su larga scala, perché questa sentenza ha riconosciuto che non è un metodo diagnostico, è un metodo che non può essere usato ai fini diagnostici. Appunto, meglio tardi che mai. Sì, ma il problema è che tutta questa operazione, soprattutto nell'Europa occidentale, perché se andiamo in Bulgaria, se andiamo in Romania, cioè c'è una vita normale. Eh sì. Gli italiani vivono in una bolla e non si rendono conto di quello che succede all'estero. Ci sono persone terrorizzate. Sì. Cioè, giorni fa una signora che mi ha incrociato sul marciapiede pretendeva che io scendessi dal marciapiede per farla passare. Perché non io non porto museruole, me ne guardo nemmeno bene. Io. Ci sono persone terrorizzate e le vediamo ovunque. E sono più terrorizzate adesso della primavera scorsa. È vero, è vero, è vero, è vero, è verissimo, è verissimo. E in effetti la primavera scorsa, se tutti quanti chi ha un po' di memoria ricorderà che in effetti le mascherine all'aperto erano una cosa assurda. Sì, c'era magari la distanza, ma l'idea di portare le mascherine all'aperto era assolutamente sciocca. E tra l'altro si invitava l'uso delle mascherine soltanto nelle strutture sanitarie, nei casi, diciamo così, dove c'era particolare affollamento. Perché ovviamente non c'era a sufficienza da vendere. Quando si è scatenato il business, mascherine dappertutto, ma chissà perché. Certo, ma le hanno introdotte obbligatorie all'aperto dal mese di aprile dell'anno sì, scorso. Esatto. Quando ormai era esclusivamente un business. Ora io ho avuto delle informazioni già un mese fa. Sì. E
riguardanti il mese che stiamo attraversando, aprile. Informazioni provenienti da varie fonti, io ho molti contatti all'estero, anche nell'ambiente dell'intelligence. Ah, chiaramente non posso fare nomi. No, beh, ovvio, no, altrimenti che intelligence è? No. E mi hanno detto già un mese fa che a partire dal 12 di aprile ci sarebbero stati dei grandi cambiamenti positivi in tutta Europa. Ma questo per un motivo. Ammesso e non concesso che sia vero, perché vi ripeto, io non ho la sfera di cristallo, io mi baso su informazioni che certamente dicevo. Mi hanno riferito che c'è stata già all'inizio dell'anno una trattativa tra poteri e in cui certe forze hanno dovuto riconoscere di non aver acquisito o raggiunto i risultati prefissati. In sostanza questo grande reset transumanista non è decollato, non ha raggiunto neanche un 20-30% degli obiettivi fissati. Ho capito. È stata risolta la questione dei rapporti fra le banche centrali. È venuto meno quindi il pilastro economico dell'operazione Corona. Chi è rimasto in piedi? È rimasto in piedi la lobby dei vaccini, la lobby dell'industria farmaceutica e le organizzazioni vogliono depopolare che stanno alle spalle di queste lobby, perché questi qui sono dei fanatici, sono dei pazzi pericolosi, questi veramente vogliono sfoltire la popolazione mondiale. Ma sono isolati ormai, hanno le mani legate, perché è stata data una data di scadenza, una data limite, il 12 di aprile. Se è vero, vi ripeto, se è vero, gli avrebbero detto: signori, dal 12 aprile iniziate a chiudere questa pagliacciata. Se iniziate a chiuderla dal 12 di aprile, ne uscite puliti. Se non lo fate, ne usciremo comunque, ma non ne uscirete tanto puliti. Cioè, il senso di questa trattativa sarebbe stato questo. Ho capito. Curiosamente, ma non più di tanto, Boris Johnson ha annunciato l'altro ieri che dal 12 di aprile l'Inghilterra riapre i pub, tanto per cominciare, perché lui ha annunciato che sarebbe andato al pub il 12 aprile per celebrare questa specie di riapertura, quindi lui con la birra in mano e ancora aspettando di andare a farci una pizza a pranzo, quindi immaginiamoci la gioia degli inglesi a poter utilizzare. In effetti è vero, cioè il 12 stanno avvenendo dei cambiamenti in alcune aree dell'Europa e sono sostanziali. Poi a questo aggiungiamo anche il fatto che, come hai detto anche in precedenza, anche la Merkel ha dovuto fare marcia indietro di brutto con certe iniziative di chiusuriste per le festività pasquali. Anche lì si nota che c'è un cambiamento in arrivo. Quindi, è stata richiamata all'ordine, mi hanno detto. Sì, direi proprio di sì. Quello che vorrei capire, ammesso che queste informazioni, per carità, le tue fonti saranno sicuramente assennate e attendibili, però ovviamente gli scenari sono sempre fatti da elementi diversi che si muovono in maniera indipendente. Vorrei capire come dal 12 aprile, se questa cosa dovesse iniziare a muoversi in maniera sostanziale, in Italia si riesca a sgonfiare questa mongolfiera. Con quale tipo di narrativa? Come diavolo potrebbero, ora che sono nel pieno del loro furore dittatoriale, diciamo così, autoritario, come potrebbero riuscire a sgonfiare questa mongolfiera? Te lo sei chiesto? Io posso azzardare alcune ipotesi. Prego, certo. Allora, non è un caso se è stato fatto cadere il governo Conte ed è stato sostituito con Mario Draghi. Sì. Questa decisione è stata presa già a ottobre. Sì. Io posso dire con certezza di avere avuto informazioni da fonti molto vicine a Matteo Renzi, un personaggio che in questa storia ci ha sguazzato, e lui chiaramente è un abile stratega legato a poteri internazionali, fa il suo tornaconto, ma fonti vicine a lui mi hanno già detto ben prima di novembre che a febbraio, alla fine di febbraio, avrebbe fatto cadere il governo Conte per sostituirlo con Mario Draghi. Cosa che si è puntualmente verificata. Questo cambio di linea è dovuto, secondo me, a una trattativa internazionale che c'è stata, e la mia sensazione è che Draghi
che personalmente è una persona con molti scheletri nell'armadio, lo sappiamo, è una persona che ne ha combinate di cotte e di crude, potremmo sì. dire. Eh sì. Ma pare, dico pare, che al momento lui stia svolgendo una funzione non solo di mediazione, ma ha avuto l'incarico attraverso un asse con un'altra persona assai poco raccomandabile, ma che a quanto pare sta remando nella direzione giusta, che è la Christine Lagarde. Avrebbero raggiunto un accordo per traghettare l'Italia fuori da questa operazione, e salvaguardando però la politica. Questi vogliono evitare una nuova Norimberga, vogliono evitare guai giudiziari, perché ne hanno già tanti. I tribunali sono intasati di denunce, intasati. Eh sì. Esiste ancora un procedimento che non è ancora entrato nel vivo, ma che è pendente, è al Tribunale dei Ministri contro Conte e sei ministri del suo governo, fra cui Speranza. Speranza. Sì. Non dimentichiamocelo, questa cosa è rallentata, ma alla fine dovrà andare in porto, dovranno esserci le udienze, dovranno esserci anche le sentenze. Chiaro, chiaro. Loro hanno giocato sul fatto che la magistratura è stata rallentata, non solo sulle complicità hanno giocato, ma anche sul fatto che tutto è rallentato. Una semplice udienza di una causa civile a me è stata rimandata di 4 volte, per dire, no, dovevo averla nel marzo dell'anno scorso, rimandata, me l'avevano spostata a settembre, rimandata, me l'hanno rimandata adesso di nuovo a settembre, cioè, perché tutto è rimandato, tutto è bloccato, tutto. Quando i cancellieri di tribunale, che il loro lavoro è spostare documenti da una stanza all'altra e timbrarli, lavorano in smart working, cioè, è chiaro che è tutto organizzato. Chiaro, chiaro, chiarissimo. Ora, quello che vorrei capire però, che rimanendo sempre a livello, diciamo così, nazionale, c'è una banda di, come li potrei chiamare, masnadieri, che sono quelli componenti del Comitato Tecnico Scientifico, che hanno assunto una specie di potere temporale all'interno del territorio nazionale, decidendo quindi la possibilità di vivere o di morire di cittadini e di imprese. Questi pseudopotentati, ok, rimarranno ancora a lungo interversari o fanno parte di questa operazione, diciamo così, di disimpegno? Verranno defenestrati in maniera insomma, più o meno elegante, secondo Ma te? Ma vedi, non è tanto il cosiddetto comitato tecnico scientifico ad avere il potere, perché loro fra l'altro hanno espresso, perché sono stati secretati tutti gli atti del comitato, perché erano scomodissimi, avrebbero fatto cadere il governo Conte in 2 giorni. Chiaro. Il governo Conte ha dovuto mettere su questo comitato per giustificare i provvedimenti. In Spagna l'hanno fatta ancora meglio. In Spagna il comitato ha detto questo e il governo esegue. Hanno ammesso 6 mesi dopo che il comitato non esisteva. Ah, perfetto. In Italia invece esiste e ci sono anche delle persone intelligenti all'interno. Chiaramente sono state coinvolte, hanno ricevuto pressioni, ma anche la questione delle mascherine all'aperto, il comitato scientifico era contrario. Alla fine si sono dovuti adeguare, ma non sono loro i veri capi della situazione, loro semplicemente danno delle direttive e il governo poi le ha sempre applicate a proprio piacimento, secretando quelle contrarie. Certo. Alla propria linea. E ci sono dei grossi poteri in Italia che sono legati alla lobby del farmaco. Ci sono personaggi che spesso vanno in televisione, si sa anche come si. Non voglio fare nomi perché sennò mi presto a querele, ma tanto questi prima o poi finiranno molto male perché la giustizia farà il suo corso. Quindi non saranno le mie parole a condannarli, saranno veramente delle sentenze di tribunale, perché personaggi che prendono tanti soldi dalle case farmaceutiche e che quindi spingono per queste vaccinazioni, che spingono per queste terapie geniche, e ne usciranno, speriamo, molto male, ma il timore è che alla fine mettano tutto sotto il tappeto, perché adesso stanno tirando fuori dal cappello magico la questione degli anticorpi monoclonali, sì, che guarda caso sono finanziati dalla Glaxo, che appartiene ai Rothschild. Che strano. Un altro attore, sì. E loro hanno le mani in pasta dappertutto, lo sappiamo, sono una delle famiglie più potenti a livello finanziario e bancario, controllano buona parte delle banche centrali, però a quanto pare non erano molto favorevoli a questa operazione. Ah.
mentre i Rockefeller l'hanno portata avanti fino alla morte, proprio lo sono fra i principali artefici, i Rothschild l'hanno subita e se ne sono poi discostati, ammesso e non concesso che sia vero, perché io prendo sempre le cose con cautela. Certo. Finanziando gli anticorpi monoclonali, che adesso sono già stati acquistati, sono già in distribuzione, eliminano di fatto le ospedalizzazioni, che sono il castello su cui si è costruita insieme ai tamponi tutta questa storia. Eliminano il mito dell'intassamento delle terapie intensive. Terapie intensive che ogni anno sono intassate per l'influenza stagionale, non dimentichiamocelo, nel 2017, se guardiamo i giornali dell'epoca, le terapie intensive erano saturate, allarme influenza, 500.000 malati. Il 2017 ha visto una strage, ci sono stati più morti di influenza stagionale che in tutti gli anni precedenti. Eppure questa cosa non ha certo paralizzato l'economia, non ha bloccato le persone in casa di arresti domiciliari, capite che è tutto un pretesto. Però adesso la smonteranno probabilmente con questa questione delle cure domiciliari e degli anticorpi monoclonali. Sì. Poi si sono un po' parati le spalle perché sanno molto bene, conoscono molto bene le reazioni avverse di certe terapie geniche, e adesso da questo mese inizieranno a distribuire altri tipi di vaccini, persone che se li vogliono fare, perché la gente si mette in coda, la gente lo vuole, sì. Gli hanno talmente fatto il lavaggio del cervello che la gente vede ormai nel vaccino la salvezza. Eh sì, è vero. E è vero. Non tornano indietro, non è che possono dire signori abbiamo scherzato, era tutto un inganno, cioè hanno molta paura della piazza, hanno molta paura perché sanno che c'è una nazione alla disperazione. Chiaro. E la disperazione è pericolosa. È molto pericolosa perché poi la gente disperata fa cose disperate e non sappiamo di che si tratta. Un'altra cosa che è uscita, diciamo così, di cui vorrei parlare con te, che è un argomento controverso che è emerso nel mondo della controinformazione in questi ultimi due giorni, è la famosa questione dei container. Non so se hai avuto modo di dare un'occhiata a dei video che sono circolati in rete che riguardano un appalto che io ho verificato esiste davvero, un appalto della centrale acquisti del governo, che è il Consip, che ha richiesto, che ha emanato una manifestazione di interesse per l'acquisto o il noleggio di container da divisi a strutture abitative per questioni emergenziali. Ora stanno girando voci di ogni tipo su questi famosi container. C'è chi addirittura definisce come progetto per la realizzazione di campi di internamento per i dissidenti, coloro i quali non rispettano le norme anti-Covid, o per quelli che rifiutano il vaccino. Insomma, ne stanno girando di ogni. Effettivamente questo bando esiste, ma non ci sono spiegazioni da parte del governo. È arrivata una parziale smentita da parte di un parlamentare della Lega, che è Claudio Borghi, che penso tu ben conosca, che ha semplicemente detto che si tratta di un appalto per le strutture di emergenza che si è sempre fatto e che riguarda le calamità naturali, che non ha niente a che vedere con i campi di concentramento. Come giudichi la faccenda? Allora, parliamoci chiaro, loro hanno fino a questo momento aggirato la Costituzione, hanno aggirato le leggi vigenti, ma la Costituzione e le leggi vigenti della Repubblica Italiana non sono mai state abrogate. Certo. E chi fa una multa, che sia un vigile urbano, che sia un carabiniere, che sia un poliziotto, fa una multa a una persona che non indossa una mascherina, è una multa illegittima e vengono tutte annullate da giudici di pace. Non c'è stata una sola multa per cui non sia stato fatto ricorso che non sia stata annullata. Certo. Questi hanno molta paura e lo sanno molto bene. Lo stesso Mattarella, un conto sono i DPCM che non hanno nessun fondamento giuridico, vediamoci chiaro, e che sono transitori e sono l'ultima ruota del carro dei dispositivi di legge. Nessun DPCM può travalicare le leggi vigenti dello Stato con la Costituzione stessa. Mattarella è stato molto abile perché lui conosce molto bene le leggi e non poteva firmare, mi riferisco al decreto di ottobre, del 14 ottobre, è stato il primo vero decreto legge dopo una serie infinita di DPCM folli. In questo decreto Mattarella ha fatto modificare, e lui lo ha firmato solo dopo la modifica, era previsto che non ci fosse nessun obbligo di mascherina all'aperto, perché è improponibile legalmente. Semplicemente il decreto dice che i cittadini sono tenuti ad avere con sé
un dispositivo di protezione delle vie respiratorie per poterlo indossare nell'eventualità di assembramenti o qualora si presenti la necessità, in maniera molto vaga. Sì. Quindi la legge è in vigore. Figuriamoci quindi in uno stato di diritto come quello italiano. E questi giocano a fare paura, i bau bau, e vogliono spaventare le persone per spingere a vaccinarsi. Chiaro. Quindi non è impensabile che in Italia vogliano adottare qualcosa di lontanamente paragonabile a dei campi di internamento, di dissidenti. Ci hanno provato in Germania. Ci hanno provato in Germania e li avevano effettivamente realizzati. Okay. È venuto fuori uno scandalo, chiaro, anche perché hanno richiamato alla memoria questioni direi. E hanno fatto marcia indietro. Li avevano progettati in Canada, non sono mai entrati in vigore. Chiaro. C'è stato il tentativo di progettare cose simili, ma io ritengo che abbia ragione Borghi in questo caso, che questi qui siano dei campi e container per emergenze. Siamo in un paese sismico, non dimentichiamocelo. Certo. E io so anche da fonti certe che la protezione civile è da due anni che è in allerta massima, e fanno spesso esercitazioni per fronteggiare una grossa calamità naturale. Quindi o qualcosa sanno, o qualcosa temono, o qualcosa prevedono. Io propenderei a pensare che possano servire per qualche calamità che abbia tutt'altre ragioni rispetto a quelle pandemiche. Chiaro. Beh, oddio, è vero anche che siamo entrati in uno sciame sismico non indifferente in Italia dopo il terremoto di Amatrice. Sappiamo che siamo in uno sciame sismico e gli sciami sismici durano, non dico decenni, secoli, per cui non escluderei altri terremoti degli anni a venire, per cui anche quello potrebbe essere un interessante. C'è il Vesuvio che è sul punto di eruttare, non dimentichiamo che poi c'è la minaccia del Marsili, che se dovesse eruttare, che è quel vulcano sottomarino, passerebbe via tutta l'Italia meridionale. Cioè, chiaro, l'Italia chiaro. È costantemente a rischio. Sì, è vero, non è una cosa strana. Per cui, per assistere, ho visto che è un decennio strano. Per cui, in effetti, possiamo accettare questa spiegazione come plausibile, senza grossi problemi. Però. Accettiamo come plausibile, ma non abbassiamo mai la guardia. Certamente, ci mancherebbe dico altro. Questo, non siamo accomodanti, perché chi sta sulla difensiva, di fronte a personaggi che vogliono ridurre i diritti civili, che vogliono distruggere la democrazia, ha già perso importanza. Chiaro. Qui si deve passare al contrattacco, far valere i nostri diritti e non fargli passare niente a questo governo. Chiaro, devono andare dove vuole il popolo, non dove vogliono loro. Siamo d'accordo. Su questo siamo d'accordissimo 100%. Ultima domanda, perché insomma, per portare la nostra chiacchierata verso la conclusione, il famoso, parlando proprio di decreti legge, parlando di legiferazione, è uscita fuori questa questione assurda dell'obbligo vaccinale per gli operatori sanitari, con un decreto legge che dicono essere scritto, non dico valido, però articolato e architettato in una maniera tale da essere, diciamo, difficilmente smontabile, sebbene ovviamente palesemente anticostituzionale. Questa vicenda, secondo te, avrà degli sviluppi clamorosi? Avremo una levata di scudi da parte della categoria? Come andrà, secondo te? Allora, la levata di scudi da parte della categoria già c'è, chiaramente viene silenziata dai media, ma ci sono migliaia di medici sul piede di guerra, non solo medici, ma personale sanitario, infermieri, OSS, dentisti, odontoiatri, veterinari, c'è un intero mondo che si sta scagliando contro e sta intraprendendo azioni giuridiche. Io posso dare una mia personale interpretazione, magari sbaglierò. La mia impressione è che sia stata una sorta di marchetta pagata dal governo a certe lobby per poter dire: guardate, lo abbiamo fatto, perché un progetto simile era previsto per tutta Europa, chiaramente non sono riusciti ad attuarlo da nessuna parte, c'è stato un pronunciamento del Consiglio d'Europa proprio contro qualsiasi ipotesi di passaporto vaccinale, contro qualsiasi ipotesi di obbligatorietà vaccinale. Con le leggi sulla privacy che abbiamo in Italia, questo decreto è veramente inattuabile. E la mia impressione è che sia stato studiato in una maniera da renderlo di fatto inattuabile e che non divenga mai legge effettiva. Perché un decreto deve essere necessariamente trasformato in legge, lo sappiamo, dopo un tot di giorni. La mia impressione è questa, magari sbaglierò, però occorre dare battaglia, perché non è accettabile. Come dobbiamo continuare per la difesa dei nostri figli a fare battaglia per
abrogare quella vergognosa legge che impone le vaccinazioni obbligatorie ai bambini, sì, dobbiamo anche contrastare con ogni mezzo legale questa aberrazione giuridica, quindi mi auguro che sempre più medici prendano coscienza e facciano valere veramente facciano sentire la loro voce. Certo, chiaramente. Ora ti offro una piccola riflessione prima di andare ai saluti, riguardo sempre a questo progetto fantomatico del Grande Reset. Ora, immaginiamoci questi personaggi che sono alla base di questi poteri transnazionali. Immaginiamoci un Klaus Schwab che ha 82 anni, George Soros ne ha compiuti 90. Ma questi dove vogliono andare? Nicola, questi sono, hanno un piede nella fossa. Dove vogliono andare? Vogliono progettare il futuro dell'umanità quando loro futuro non ne hanno. Dove vogliono andare questi, secondo te? Perché loro il futuro non ce l'hanno, ma sono entrati in un meccanismo che è più grande di loro. E stiamo molto attenti a pensare che loro siano i vertici del potere. Loro sono l'aspetto visibile. Visibile, ok, sì, certo. Questi fanno parte di sono ingranaggi di rilievo, ingranaggi importanti, di un sistema che ha dei vertici molto più in alto, dove ci sono personaggi che spesso neanche immaginiamo. Certo. Ci sono delle famiglie che sono molto al di sopra, famiglie di cui non parla mai nessuno. Tante volte vengono in visita dei reali, faccio solo un esempio molto, sì, molto generico, no? Prima di incontrare il Presidente della Repubblica, prima di incontrare il Presidente del Consiglio, certe teste coronate fanno prima visita a certe famiglie, non è un caso. Famiglie, diciamo così, aristocratiche o famiglie di, diciamo così, come si può dire, del potere finanziario? Famiglie aristocratiche. Aristocratiche, quindi c'è addirittura un lato aristocratico in questo, una specie di questione di sangue, se vogliamo chiamarla così, ecco. Sì, c'è anche questo. Addirittura. Questo potrebbe portare la nostra discussione a un livello che forse magari non è il caso di affrontare oggi, perché dovremmo metterci a ragionare su questioni, secondo me, che sono un po' più antiche di questo problema, secondo me, ma penso di aver azzeccato la questione. Comunque, Nicola, io devo ringraziarti tantissimo, è stata una bellissima chiacchierata, abbiamo un bel quadro importante, chiaro, largo della situazione, con le questioni messe al loro posto e chiarite in maniera opportuna, e questo grazie a te, perché ci hai dato veramente tante informazioni e la capacità di capire gli scenari in maniera importante. Io spero comunque che diventi, ecco, anche con te un appuntamento che si ripete, perché dopo la nostra prima chiacchierata con Tom, spero che diventi anche tu, insomma, non dico un aficionato, però almeno una persona di riferimento di questa trasmissione, perché ci aiuti davvero a capire molte cose, e davvero in maniera importante e chiara, e dai anche speranza alle persone e anche una via d'uscita e una luce in fondo al tunnel. Questo non è poco da Miretta, quindi questo è molto bello. È importantissimo dare speranza alle persone, perché è proprio la speranza che questo governo e il precedente ha voluto togliere. Sì, esattamente. Ci hanno messo un ministro che si chiama Speranza, che fa esattamente il contrario. Cioè, l'ironia della storia, tu pensa. Che forse è un'amara ironia, ma è un personaggetto che dovremmo riuscire a defenestrare politicamente entro breve, se tutto va bene. Quindi magari ce lo ricordo. Ma se tutto va come penso io, magari la politica ne uscirà quasi indenne. Sì. A parte certe questioni giudiziarie andranno, chiaro, in fondo, perché la verità emergerà. Chiaro. Ma tanti politici spariranno dalla scena. Sarà meglio così, datemi lei. Spariranno. Sarà meglio così. Comunque, Nicola, allora, ti ringrazio ancora tantissimo. Che dire, Confini ti deve una puntata, cioè una grande, insomma, puntata, e ti devo, un giorno verrai qua in Sardegna e ti farò anche da bere molto volentieri, perché sarà un piacere vederci di persona un giorno, magari interverrà qualche convegno, ci ritroveremo di persona, porca miseria, basta con questa farsa. Ma certo, questa farsa. Basta con questo delirio, i contatti umani vengono prima di ogni altra cosa. Assolutamente sì, la socialità va difesa e dobbiamo difendere il nostro diritto di poter stare insieme. Ti ringrazio ancora moltissimo, Nicola Bizzi con noi oggi a Confini. Tom, torna, dai, da questa sedia è vuota, stacca ad aspetta a te. Cosa aspetta? Tom oggi è stato rimasto intrappolato per questioni di pacco postale, non pacco di fregatura, si mancherebbe, ma tornerà. E come se tornerà, e tornerà che Confini, non so ancora per quanto, perché stiamo cercando di capire se sia il caso di cambiare il palinsesto, di lasciare questo appuntamento con la informazione, con la conoscenza, diciamo così, non consueta.
che fa un po' il paio con Non Conforme, che è la nostra trasmissione, diciamo così, più terra terra, ma legata sempre a queste tematiche. Ma comunque continuiamo questa avventura qui ad Ascolto Live. Grazie ancora a Nicola Bizzi. Seguite la nostra pagina di Facebook, seguite la nostra piattaforma di Spreaker con i podcast in continua evoluzione e aggiornamento, seguite le nostre pagine, canale di YouTube con i nostri video, dei podcast, e collaborate, contribuite al progetto Non Solo Terra, e poi seguite anche le trasmissioni in cui interviene Nicola Bizzi, che è appunto l'orizzonte degli eventi, realizzato dal nostro mitico Tom Bosco, con la collaborazione anche di Matt Martini, sul canale di Border Knights. Seguite tutte queste cose perché sono meravigliosi esempi di informazione alternativa. Vi ringrazio, ringrazio ancora Nicola Bizzi, grazie mille, ci vediamo alla prossima, ci risentiamo alla prossima, questa era Confini, alla prossima, ciao a tutti. Ciao!